Come trasformare Chiara Ferragni in un buco nero? Beh, è semplicissimo, basta prendere qualcuno di veramente muscoloso, tipo suo marito Fedez. No, dai, scherzo, meglio Luis. Ciao! E dirgli di comprimere Chiara Ferragni fino a farla diventare una pallina piccolissima. Ma quanto piccola? Ciao, sono Alberto e benvenuti su Divulgamente, il canale dove parliamo di curiosità, scienza e facciamo esperimenti. Oggi quindi cerchiamo di capire quanto piccola deve diventare Chiara Ferragni affinché diventi un buco nero. Per capirlo però bisogna fare un passo indietro. Precisamente nel 1916, in piena prima guerra mondiale. Tra le trincee tedesche infatti si aggirava questo tizio baffuto qui. Oh, you touch my ta-la-la. Karl Schwarzschild. Karl Schwarzschild. Ragazzi, non so il tedesco, chiamiamolo Karl. E diciamo che Karl aveva più passione per la fisica, l'astronomia, l'astrofisica, piuttosto che la guerra. Infatti, pensate che nei pochi momenti liberi che aveva a disposizione tra un bombardamento e l'altro, era così fissato con le materie scientifiche che invece di riposarsi come facevano tutti i suoi commilitoni, lui si dedicava allo studio. Talmente secchione che tipo spostati leopardi è arrivato Karl. A questo si aggiunge un altro evento storico di pochi mesi prima, ovvero quando Einstein se ne uscì con la sua teoria della relatività generale. Questa nuova teoria però era piena di problemi a cui bisognava rispondere e aveva gettato le basi per studiare fenomeni incredibili dovuti a forze di gravità esorbitanti. Questi fenomeni oggi li chiamiamo buchi neri. Ah, se non avete idea di che cosa sia un buco nero, vi consiglio di guardare questo video qui, dove spiego cosa sono senza formule, ma con l'aiuto dei cowboy gravitazionali. Per riassumere però, diciamo che i buchi neri sono delle sfere che hanno una massa così grande rispetto al loro volume e generano una forza di gravità così incredibile, tale da non permettere a niente e nessuno di uscire. Nemmeno la cosa più veloce che esista all'universo, ovvero la luce. Neanche la luce può fuggire da un buco nero. Ma non è che un buco nero risucchia tutto quello che trova nell'universo, risucchia tutto ciò che supera l'orizzonte degli eventi. Se lo oltrepassi, sei sicuro che non potrai mai più tornare indietro. Se invece ci stai fuori, anche se la gravità è forte, con dei razzi potentissimi, potenzialmente potresti ancora scappare da un buco nero. Comunque, con la scoperta della relatività generale, non vi dico neanche quanto fosse eccitato il nostro caro amico Karl, che ovviamente non perse neanche un secondo per studiarla e anzi la utilizzò per cercare di scoprire qualcosa di nuovo sulle deformazioni dello spazio-tempo causate da oggetti molto massicci e per la prima volta, da un punto di vista relativistico, teorizzò la presenza dei buchi neri. Una cosa lo tormentava, ovvero prendendo un oggetto qualsiasi, quanto bisogna rimpicciolirlo affinché la sua densità sia tale da appunto trasformarsi in un buco nero? Infatti c'è una cosa importantissima da dire, che non è importante solo la massa per creare un buco nero, ma è importante quanta massa sia racchiusa in un certo volume, ovvero quanta densità ci sia. Breve recap, per dirla semplice, la massa è la quantità di materia che c'è all'interno di un oggetto, di un corpo, e si esprime in chilogrammi. La densità invece è la quantità di massa che è racchiusa all'interno di un determinato volume e si esprime in chilogrammi su metro cubo o grammi su centimetro cubo. Quindi un chilo di ferro e un chilo di piume hanno una massa uguale, ma la densità del ferro è molto maggiore rispetto alla densità delle piume. Infatti un chilo di ferro probabilmente potrebbe essere racchiuso qui dentro. Sì ragazzi, devo ancora scoprire quale sia la sorpresa. Comunque diciamo che appunto una grandezza del genere può essere equiparata a un chilo di ferro. Mentre con un chilo di piume, beh, si potrebbero riempire parecchi cuscini. Ma se prendessimo Luis, ciao, e gli dicessimo di comprimere un chilo di piume all'interno di questo coso giallo, a quel punto la densità del ferro sarebbe uguale a quella delle piume. Infatti prima, a parità di massa, avevamo il ferro con una densità molto maggiore, dato che occupa un volume minore. Dopo, invece, il volume occupato sia da un chilo di ferro sia da un chilo di piume è lo stesso, e quindi la densità è la stessa per entrambi i materiali. Ma comprimendo questo chilo di piume ancora di più, ma tanto tanto di più, si potrebbe trasformare perfino un chilo di piume in un buco nero. Infatti è qui che ebbe l'illuminazione Karl. E così, dopo ore e ore di calcoli e di studio, arrivò a creare la formula protagonista di questo video, ovvero il raggio di Schwarzschild.
schwarze. In pratica ci dice quanto deve essere il raggio di un buco nero, ovvero quanto è la distanza tra la singolarità, ovvero il centro del buco nero, e l'orizzonte degli eventi. E questo raggio si può trovare partendo da qualsiasi massa. Ok, la formula può fare un po' paura per chi non è esperto, ma in realtà adesso ve la racconto ed è semplicissima. Almeno raccontarla, poi scoprirla è tutta un'altra storia. La formula ci dice che il raggio di un buco nero deve essere uguale a 2 volte la costante di gravitazione universale per la sua massa, tutto diviso la velocità della luce alla seconda. Se non avete capito niente, non preoccupatevi, perché come vi dicevo in realtà è semplicissimo. Tutta la prima parte, essendo una costante, è un numero, ovvero 1,48 per 10 alla meno 27, quindi 0,000148. Questo vuol dire che per trovare quanto deve essere grande il raggio di un buco nero partendo da una massa, basta prendere questo numero qui e moltiplicarlo per i chilogrammi e si otterrà il raggio in metri. Spero che finora sia chiaro tutto. Non ho capito. E andiamo direttamente con gli esempi pratici, in modo da riuscire finalmente a capire quanto piccola deve diventare Chiara Ferragni per diventare un buco nero. Quindi ecco, analizziamo queste cose in scala: il Sole, la Terra, Chiara Ferragni e il niente. Per trasformare il Sole in un buco nero bisogna comprimerlo affinché tutta la sua massa diventi una sfera dal raggio di circa 3 km, quindi una sfera di 6 km di diametro. Sembra grande, ma pensate a quanto grande sia il Sole. Se volessimo comprimere la Terra fino a farla diventare un buco nero, dovremmo creare una pallina della grandezza di circa 8 mm di raggio, quindi 2 cm in tutto, più o meno come questa. Immaginate tutta la Terra, tutto il nucleo, tutti gli oceani, tutto il mantello della Terra racchiusa dentro una pallina da ping pong. La massa è veramente esorbitante. E ora è arrivato finalmente il momento di Chiara Ferragni. Cercando online da siti assolutamente molto affidabili, ho visto che Chiara ha una massa di circa 60 kg. Quindi facciamo 1,48 alla meno 27 per 60 e otteniamo che Chiara Ferragni dovrebbe diventare una sfera della grandezza di 8,88 per 10 alla meno 26 metri. Quindi molto più piccola perfino di un nucleo di un atomo. Cioè... assurdo. Quindi Luis, mi sa che è meglio che fai un altro po' di bicipiti, perché per arrivare a comprimere Chiara Ferragni in uno spazio così piccolo ci vuole molta 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 energia. E comunque grazie Carl per tutto questo, ora sappiamo come trasformare le persone in buchi neri. Ah, e il niente? Come trasformare il niente in un buco nero? Beh, bisogna capire, il niente ha massa oppure no? Scopriamolo. Oh, cos'è questo? Il regalo per te. Apriamo. Wow, è un papiro. Apriamo e si certifica che non hai ricevuto niente. Dai ragazzi, questa era più una trollata, era per promuovere il niente, questo prodotto, da regalare a tutti quelli che dicono non voglio niente come regalo. Trovate il link in descrizione ovviamente. Questo qui ha una massa tipo 0,1 kg, quindi per trasformare il niente in un buco nero, beh, bisognerebbe arrivare a grandezze veramente molto molto più piccole rispetto a Chiara Ferragni trasformata in un buco nero. Ok, torniamo seri, ma tutto questo è realmente possibile oppure no? Beh, diciamo che nella realtà è impossibile farlo. Non abbiamo un Luis che riesce a trasformare gli oggetti in grandezze ancora più piccole degli atomi, e neanche delle mega navicelle che riescano a comprimere i pianeti fino a farle diventare delle palline da ping pong. Per ora trasformare gli oggetti in buchi neri lasciamolo fare solo a qualche youtuber pazzoide. Ah, state parlando di me? Ma allora i buchi neri che si creano in natura? Beh, quelli derivano da stelle enormemente massicce che prima esplodono in supernove e poi collassano su se stesse grazie alla loro stessa gravità fino a raggiungere una densità tale da diventare un buco nero. Ma questa è tutta un'altra storia, che parla di eventi estremi presenti nel nostro universo, al limite di Chandrasekhar, anche questo non lo so pronunciare, e alla storia incredibile del suo inventore e della deformazione spazio-tempo scoperta da Einstein. Quindi, se ti va, iscriviti al canale per non perderti i prossimi video sui buchi neri e su altre meraviglie del nostro universo. Ciao!